Vi sarà capitato di sentire avviate tot maglie più due maglie di vivagno. Il vivagno è la cimosa, il bordo regolare del telo che permette di cucire o di riprendere le maglie per attaccare un bordo o un collo delle frange senza rubare le maglie al disegno principale. Sono come se fossero due maglie di servizio, due o più maglie di servizio che vengono aggiunte in più rispetto alle maglie principali all'inizio e alla fine del lavoro. Ce ne sono di diversi tipi adatti a varie esigenze. Il mio preferito è il vivagno a catenella, perché è ottimo sia per fare le cuciture invisibili sia per riprendere le maglie. In particolare, il più facile è quello est-europeo, in cui, indipendentemente dal lato del lavoro, la prima maglia si passa a diritto, e cioè con il filo dietro al lavoro, e l'ultima maglia viene sempre lavorata a rovescio, sia sul diritto che sul rovescio del lavoro. Quindi la prima la passiamo a diritto e l'ultima la lavoriamo a rovescio. La stessa identica catenella la si può fare con il metodo inglese, in cui c'è distinzione tra il diritto e il rovescio, ma la prima e l'ultima maglia si lavorano sempre allo stesso modo. Sul diritto del lavoro, sia la prima che l'ultima maglia le passiamo a diritto senza lavorarle. Invece sul rovescio del lavoro, di nuovo entrambe le maglie, sia la prima che l'ultima, le lavoriamo a rovescio. Ecco come abbiamo lavorato a rovescio la prima maglia sul rovescio del lavoro, così lavoriamo a rovescio anche l'ultima. Il terzo metodo, detto all'italiana o alla francese, a seconda dei libri, è il più ingarbugliato. Sul diritto del lavoro, la prima maglia la passiamo a diritto, l'ultima maglia la lavoriamo a diritto. Sul rovescio del lavoro passiamo la prima maglia a rovescio e l'ultima maglia dobbiamo lavorarla a rovescio. Ricapitolando, il vivagno a catenella est-europeo, il più facile, due maglie, non importa il lato del lavoro. La prima maglia è passata senza lavorarla a diritto, l'ultima lavorata a rovescio. Il metodo inglese, sempre due maglie diverse, importa il lato del lavoro. Sul diritto del lavoro passiamo sia la prima che l'ultima maglia a diritto e sul rovescio del lavoro lavoriamo sia la prima che l'ultima maglia a rovescio. Il metodo franco-italiano, quattro tipi di maglie, importa il diritto o il rovescio del lavoro. Sul diritto passiamo a diritto la prima maglia e lavoriamo a diritto l'ultima. Sul rovescio del lavoro passiamo a rovescio la prima maglia e lavoriamo a rovescio l'ultima. Il risultato non cambia. Il vivagno a catenella sulla maglia rasata tende ad arrotolarsi un pochino. Questo non succede con altri punti. Diventa irrilevante se dobbiamo cucire i nostri teli e diventa quasi invisibile su teli estesi, come per esempio uno scialle. Evitate di rifinire con il vivagno a catenella una sciarpa a maglia rasata, anzi evitate proprio di fare sciarpe a maglia rasata, ma scegliete un punto più carino, double face, o che si presenti bene da entrambi i lati. Il vivagno a catenella ci aiuta anche a capire quanti ferri abbiamo lavorato se per caso abbiamo perso il conto. Dato che ogni maglia di vivagno corrisponde a due ferri, se contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maglie di vivagno, vuol dire che abbiamo già lavorato 20 ferri. Se dobbiamo fare solo la cucitura, possiamo fare il vivagno detto appunto di cucitura, in cui si lavora la prima e l'ultima maglia a
a diritto, quando siamo sul diritto del lavoro, e a rovescio, quando siamo sul rovescio del lavoro. Io adesso sto lavorando a maglia rasata, è come se le maglie di vivagno seguissero anch'esse la lavorazione a maglia rasata. Lavoro a diritto sia la prima che l'ultima maglia sul diritto del lavoro e a rovescio sia la prima che l'ultima maglia sul rovescio del lavoro. Il vivagno di cucitura si presenta così. Altrimenti potete lavorare il vivagno cosiddetto a legaccio. Come facile indovinare, si lavorano sia la prima che l'ultima maglia a diritto, sia sul diritto che sul rovescio del lavoro. Sia la prima che l'ultima maglia, sia sul diritto che sul rovescio, si lavorano a diritto. Il vivagno a legaccio ha questo aspetto, gli assomiglia ed è indicato per le cuciture a punto indietro il vivagno perlato, in cui la prima maglia non viene lavorata, ma passata a diritto, cioè con il filo dietro al lavoro. L'ultima maglia viene lavorata a diritto. Questo in tutti i ferri, sia sul diritto che sul rovescio del lavoro. La prima la passiamo a diritto e l'ultima la lavoriamo sempre a diritto. Il vivagno perlato rifinisce bene e non si arrotola più di tanto.